Allora, buongiorno. L'argomento di oggi conclude la parte dedicata alla codifica binaria con, come vi avevo detto, una deroga alle proprietà che ci eravamo imposti di rispettare delle regole di codifica, che vi ricordo erano l'esattezza, la lunghezza costante e la non ridondanza. Abbiamo visto alla fine della lezione precedente come la lunghezza costante in realtà ammetta delle deroghe, in particolare tutte le tecniche di compressione senza perdita di informazione, danno luogo a delle codifiche a lunghezza variabile, che dipende dal tipo di contenuto e dal contenuto proprio, mentre avevamo già visto come derogare alla esattezza ogni volta che, ad esempio, avevamo a che fare con insiemi illimitati o infinitamente densi, avevamo avuto la necessità di approssimare in qualche modo la rappresentazione, limitandoci a rappresentare esattamente un sottoinsieme dell'insieme di partenza. Quello che vediamo oggi, invece, ha a che fare con la ridondanza. E in particolare la ridondanza utilizzata per conferire ai codici delle proprietà ulteriori rispetto alla mera rappresentazione del contenuto informativo. Questa è una cosa che può suonare, diciamo, se non l'avete già praticata questa disciplina, può suonare strana, ma se io vi dovessi dettare, ad esempio, un numero di telefono e l'unico modo che aveste per tenerci in contatto fosse quel numero di telefono, avreste l'esigenza di annotarlo correttamente e magari in un ambiente rumoroso, con miei difetti di pronuncia o con vostra distrazione o altro, potreste perdervi qualcosa. Io vi potrei dire che il numero di telefono è 0722 304 1, eccetera, eccetera. E bla bla, voi ve lo perdete. Allora, in realtà, che cosa fareste in una situazione di questo genere? Me lo chiedete di nuovo. Allora, il fatto che voi me lo richiediate di nuovo fa sì che io in realtà stia usando un codice ridondante per trasmetterlo, perché anziché utilizzare il numero minimo di cifre, che sono quelle che codificano il mio numero, io lo ripeto due volte, quindi ne sto usando il doppio. Allora, per darvene, diciamo, darvi la possibilità di verificare di averlo compreso bene la prima volta, rifacciamo l'esperimento in modo più sensato. Se io vi dico 0722 340 410, ad esempio, questo è un numero e più o meno potreste essere riusciti ad annotarlo. Se adesso io ve lo ripeto, che cosa succede? Che voi, per verificare di averlo annotato correttamente, verificherete cifra per cifra che coincidano. E cosa succederebbe se non coincidessero? Facciamo un esempio scritto così fissiamo l'esempio qua. 0722 304 410. Facciamolo così. E immaginiamo che la seconda volta io vi dica 0722 3, o voi capiate, 400. Ok? Allora, il fatto che queste due cifre non coincidano vi fa pensare di averlo compreso male. Ma a questo punto che fate? Me lo chiedete di nuovo. Me lo chiedete di nuovo nella speranza che alla terza ripetizione ci siano, diciamo, un numero di errori che comunque non colpisca ancora la stessa cifra, in modo tale che delle tre ripetizioni, due siano uguali. Allora, immaginiamo che questa sia la situazione. Che cosa prendereste per buono come numero? Il primo perché? Perché in realtà, cifra per cifra, voi direste, vabbè, qua ho sentito due volte 4, sarà 4. Qua ho sentito due volte 1, sarà 1. Ok? Il ragionamento che state facendo, che è quello normale, intuitivo, parte da un presupposto: che sia più probabile dire le cose giuste che dirle sbagliate, o comprendere le cose corrette che sbagliate. Perché?
perché voi state dando più probabilità alla versione corretta di questa cifra piuttosto che alla sua versione errata. Perché se invece il presupposto fosse l'altro, di dire, beh, è più probabile che mi sbagli anziché comprendere correttamente, allora dovreste, diciamo, propendere per la versione che avete percepito meno frequentemente, non più frequentemente. Ma il presupposto è quello corretto, perché non potrebbe esserci comunicazione se la probabilità di errore superasse la probabilità di trasmissione corretta. Quindi il presupposto è quello corretto, e su questo presupposto la cosa più ragionevole che possiamo fare è fare una votazione a maggioranza. Ma perché parlo di ridondanza? Perché questo piccolo esempio ci dice che se io ripeto due volte lo stesso numero, in realtà vi do uno strumento per verificare la correttezza di quello che ho detto. Perché è, e anche questo è un presupposto, è altamente improbabile che per puro caso, cioè per non per errore sistematico, ma per errore casuale, lo stesso errore colpisca due volte la stessa cifra del numero che sto dicendovi. Però con solo due ripetizioni voi potete soltanto accorgervi dell'errore, ma non potete correggerlo. E avete bisogno di una terza ripetizione per correggerlo. Quindi vedete che la ridondanza è enorme, perché stiamo duplicando o triplicando un messaggio per poter riconoscere la presenza di errori ed eventualmente correggerli. Ok? Allora, tutto questo era solo per introdurre l'argomento, ma adesso utilizziamo le slide per vedere effettivamente in modo più rigoroso come si affronta questo tema. Allora, il tema è proprio questo, cioè l'utilizzo di ridondanza per conferire ai codici la proprietà di rivelare o correggere gli errori. E vedremo che questo ha un'importanza cruciale, e praticamente non c'è nulla che venga fatto oggi dai computer e in internet che non utilizzi codici a rivelazione e a correzione d'errore. Perché le reti in particolare sono soggette ad errori che senza accorgimenti di questo genere inficerebbero ogni tipo di comunicazione. Quindi mandare messaggi non ridondanti, cioè con codifica non ridondante, è praticamente impossibile. Per partire ci serve un modello d'errore. Cioè, prima di decidere come fare a rivelare e correggere gli errori, bisogna che ci diciamo che cos'è un errore. E ci, diciamo, adottiamo un modello statistico dell'errore stesso. Allora, la prima cosa che vedete scritta in questa slide è che facciamo l'ipotesi di errori indipendenti sui singoli bit. Quindi immaginate di avere una parola composta da n bit. L'idea è che la probabilità che un errore colpisca un bit la chiamiamo P, e la probabilità che venga colpito da errore un altro qualunque bit, compreso quello vicino, è comunque P, ed è indipendente dal fatto che il precedente fosse stato oppure no colpito da errore. Quindi errori indipendenti sui singoli bit significa proprio questo, che la probabilità che un bit sia errato non dipende in alcun modo dalla probabilità che lo fosse il precedente. Questo modello è lo stesso che ci dice che sono, ad esempio, eventi indipendenti i lanci consecutivi di una moneta. Cosa vuol dire? Che se io lancio una moneta che ha probabilità di dare esito testa o croce 50%, anche se è appena venuta testa, c'è ancora la stessa probabilità del 50% che venga a testa al lancio successivo. Perché chiaramente non c'è nessuna ragione per pensare che il secondo lancio sia influenzato dal primo. Ecco, questa è l'ipotesi che noi facciamo sugli errori che colpiscono parole di più bit, o in generale sequenze di bit. Quindi ogni bit ha una probabilità d'errore più indipendente dall'altro. Questo si porta dietro che
la probabilità di avere la trasmissione corretta di un bit sarà 1 meno P, cioè il complemento. Perché la probabilità, questo lo fate in altri corsi, per cui lo do per scontato, ma ve lo ripeto semplicemente, dal punto di vista anche assiomatico, è definita tra 0 e 1. E la probabilità del evento, allora, se gli esiti possibili sono soltanto 2, e uno dei due, cioè errore, ha probabilità P, l'altro, che è la correttezza, ha probabilità 1 meno P. Perché tutti, diciamo, le probabilità di tutti i possibili esiti devono sommare a 1. Ok? Quindi questo non vi stupisce che sia così, ma adesso mi chiedo, se io ho una parola di n bit, qual è la probabilità che questa parola sia affetta da almeno un errore? Allora, questo è un conto che possiamo fare in modo positivo, cioè continuando a chiederci in quanti modi diversi può essere colpita da errore e provando a comporre le varie probabilità, oppure possiamo farla nel modo più furbo, che è dirci: ma qual è la probabilità che questa parola non sia colpita da errore? E poi ne calcoliamo il complemento. Allora, perché questa è la cosa più furba da fare? Perché voi sapete che se lanciamo 2 volte la moneta, qual è la probabilità che venga testa per 2 volte? Se lancio 2 lanci della moneta successivi, qual è la probabilità che venga testa 2 volte? È 1/4. Perché? Perché 1/4 è 1/2 per 1/2. Allora, le probabilità di eventi indipendenti si moltiplicano. Quindi questo vuol dire che la probabilità che accada un evento congiunto, quindi per 2 volte di seguito venga testa, è uguale alla probabilità che venga testa nel primo lancio per la probabilità che venga testa nel secondo lancio. 0,5 per 0,5. Allora, qual è la probabilità che questa parola sia totalmente corretta? È data dalla probabilità che il primo bit sia corretto, moltiplicata per la probabilità che il secondo bit sia corretto, moltiplicata per la probabilità che il terzo bit sia corretto, e così via, fino alla probabilità che l'ennesimo bit sia corretto. Ok? Questo è 1 meno P elevato alla N. Questo lo chiamo che P sia uguale a 0. No, no, non che P sia uguale a 0. Qua stiamo dicendo qual è la probabilità che la parola non sia affetta da un errore di probabilità P, qualunque sia la probabilità. Per cui poi possiamo provare a quantificarlo. Per cui se, ad esempio, la parola... Allora, guardate cosa succederebbe se la probabilità d'errore fosse il 50%, che è un limite al quale la comunicazione non avrebbe senso. Cioè, con una probabilità di errore pari al 50%, non può esserci comunicazione. Cioè, i bit sarebbero semplicemente rumore, non ci sarebbe nessuna trasmissione di informazioni. Quale sarebbe la probabilità, però, in questa ipotesi, diciamo, numericamente, possiamo fare i conti. 1 meno P sarebbe ancora il 50%, quindi 0,5. E quanto sarebbe 0,5 elevato alla N? Sarebbe 1 fratto 2 alla N. Ok? Immaginiamo che la parola sia di 8 bit, questo sarebbe 1 diviso 256. Quindi vorrebbe dire che c'è una probabilità su 256 di ricevere la parola correttamente. Capite che la cosa non avrebbe senso. Ma se la probabilità di errore invece è molto bassa, ad esempio 0,001, ok? E n è 8, allora questo sarebbe 0,999 elevato alla ottava, e questo è un numero accettabile. Questa è la probabilità che la parola sia corretta, interamente corretta, cioè non abbia nemmeno un errore. Quindi, tanto più piccolo è P, ovviamente, tanto più grande è questa probabilità.
Bene, tenete conto però che per quanto piccolo sia P, questo numero è sempre minore di 1. Quindi tanto più grande è N, tanto più questo numero diventerà piccolo. Cioè una potenza di un numero minore di 1 decresce all'aumentare di N, all'aumentare dell'esponente. Okay? Ma se questa è la probabilità che la parola sia corretta, la probabilità che la parola sia sbagliata è 1 meno P alla N. Ok? Questa è la probabilità di errore sulla parola word. Ok? Quindi la probabilità che una parola di N bit con probabilità di errore P sul singolo bit contenga almeno un errore è questa roba qua. E vale un'approssimazione di questa cosa qua per P molto minore di 1 che dice che questo è uguale a 1 meno NP. Circa uguale a 1 meno NP. Ma allora, se questo è 1 meno NP, vuol dire che questo è circa uguale a N per P. Questo cosa significa? Che per valori di P molto molto piccoli, la probabilità d'errore su una parola di n bit è proporzionale a n. Cioè l'aumentare della lunghezza della parola aumenta la probabilità che sia colpita da almeno un errore. Questo non penso che ci stupisca, no? Ok? Allora, immaginate che facciamo così, immaginate che ci sia da attraversare un cortile per andare da una stanza all'altra e che siamo tutti in fila e che piova, inizia a piovere. La probabilità che uno di noi sia colpito da una goccia passando è P. La probabilità che almeno uno di noi sia colpito da una goccia passando è N per P. Ok? Questo ovviamente se la probabilità di essere colpiti da una goccia è molto bassa, quindi deve proprio stare iniziando a piovere. Se invece diluvia, siamo tutti bagnati e arriviamo di là. Ok? Quindi per dire che questo N per P si applica solo per P molto molto piccoli. Ma quelli che a noi interessano sono proprio quei P molto molto piccoli, quindi è ragionevole fare questi ragionamenti nell'ambito di una probabilità d'errore molto bassa. Perché sta a chi costruisce i sistemi di comunicazione o i sistemi di memorizzazione o elaborazione delle informazioni far sì che quella probabilità sia molto bassa. Perché se quella probabilità, come dicevo, si avvicinasse allo 0,5, il sistema non porterebbe più informazione, ma solo rumore. Bene, allora a questo punto, questa probabilità che abbiamo calcolato così banalmente, se me lo permettete, perché è scritta in quella prima formula che io ho un po' raccontato ed espanso, ma dipende soltanto dalla definizione stessa di probabilità indipendenti sui singoli bit, probabilità d'errore indipendente. Adesso possiamo provare ad espanderla perché la probabilità d'errore in realtà è data dalla somma delle probabilità di tanti possibili modi in cui una parola può essere colpita da un errore. In particolare una parola potrebbe essere colpita da un errore singolo. Cosa vuol dire? Un solo bit sbagliato su 8 o su n. Oppure da un errore doppio, cioè due bit sbagliati su n. Oppure un errore triplo, oppure un errore quadruplo, oppure un errore quintuplo e così via. Naturalmente, se ci limitiamo a considerare il caso di un errore singolo, immaginiamo che l'ipotesi che sia questo il bit sbagliato,
questo conteggio della probabilità di avere un errore qua e nessun errore sugli altri darebbe luogo a P, che è la probabilità che qua ci sia un errore, per 1 meno P, 1 meno P, che è la probabilità che in quest'altro non ci sia, ma questo andrebbe elevato alla n meno 1, perché dovremmo moltiplicare per 1 meno P, per 1 meno P, per 1 meno P, cioè per tutte le probabilità di ricevere correttamente gli altri n meno 1 bit. Soltanto che le possibili configurazioni di errore con un errore singolo non sono solo questa, ma anche questa, anche questa. Quindi abbiamo n modi diversi di avere parole con un solo errore. Allora, qual è la probabilità che effettivamente la parola sia affetta da un solo errore? È la somma delle probabilità di tutte queste possibili configurazioni, che è n volte, perché sono n queste possibili configurazioni, p per 1 meno p alla n meno 1. Allora, questo si scrive così. Conoscete il coefficiente binomiale, questa cosa qua? Io no. Vabbè, qualcuno lo conosce, qualcuno no, ma alla fine lo conoscerete tutti. Allora, questo che cos'è? È n fattoriale, il fattoriale lo conoscete, no? Ok. Fratto 1 fattoriale per n meno 1 fattoriale. Allora, questa cosa qua che cosa dà luogo? Questo è n per n-1 per n-2 per n-3, questo è n-1 per n-2 per n-3, quindi si semplifica tutto sopra e sotto tranne n, quindi questo è uguale a n. Ok? Quindi il modo di scrivere questo n che vedete nella slide è coefficiente binomiale n su 1. Semplicemente perché questo è un modo generale che ci consente di esprimere poi anche i coefficienti che andranno a moltiplicare le altre probabilità di errore doppio, di errore triplo, di errore quadruplo. Ok? Ma per ora accontentiamoci di questo e vediamo come questo può essere espanso. Allora, qua abbiamo che questa cosa qui, lo dicevamo prima, è circa uguale a n per p, ma questo qua era 1 meno n meno 1 p, per p molto piccolo, vi ricordate, no? È la stessa formula, la stessa approssimazione che ho usato prima. Ci ho detto, se p è molto piccolo, diciamo così, 1 meno x, se vi cambio nome per generalizzare questa cosa alla n, è circa uguale 1 meno nx per x molto minore di 1. Cioè, se x è molto molto piccolo, vale questa approssimazione, che è un'approssimazione ovviamente, per cui prendetela per quel che è. Però mi interessa farvi vedere qua che se io applico la proprietà distributiva, ottengo n per p meno n per n meno 1 per p al quadrato. Bene. Allora, immaginate che p sia 1 su 1000. P al quadrato sarà 1 su 1 milione. Bene. Quindi è ragionevole approssimare questo con n per p. Siamo sempre nell'ipotesi in cui p sia molto piccolo. Allora, se p è molto piccolo, chiudere un attimo la condivisione dello schermo così. Questo qua.
Quindi, che la probabilità di errore singolo sia questa, è chiaro a tutti. Queste non sono nient'altro che passaggi che ci dicono che per valori di P molto piccoli vale questa approssimazione. Ok? Simboli di Landau li conoscete? O grande o piccolo? Ok. Allora, questo lo vedremo e ci tornerà utile poi per rappresentare la complessità degli algoritmi, quindi lo vedrete anche nel corso di algoritmi, e a noi per rappresentare la complessità di comunque delle reti logiche che costruiremo. Allora, se a noi adesso interessa capire come dipende questo da n e da p, noi potremmo concentrarci esclusivamente sull'andamento in funzione di p e dire che questo dipende da p in modo lineare. Okay? Se invece ci chiedessimo qual è la probabilità di avere errori doppi su questa parola, scopriremmo che dipende da p in modo quadratico. La probabilità di avere errori tripli dipende da p come p al cubo, e così via. Questo non stupisce più di tanto, perché se volessimo fare il caso di questa configurazione, anziché partire da p per 1 meno p alla n meno 1, partiremo da p al quadrato per 1 meno p alla n meno 2. Perché qui avremo p per 1 meno p per p per 1 meno p per 1 meno p per 1 meno p e via dicendo. E verrebbe fuori questa roba qua. Quindi, con approssimazioni simili a quelle che ho visto qua, quello che ho mostrato qua, quello che verrebbe fuori è una proporzionalità a p quadro. E via dicendo. Bene, allora, torno alla slide. Per mostrarvi che il fatto che questo sia lineare in P, lo indichiamo con questo simbolo O piccolo di P. Il fatto che sia proporzionale a P quadro, lo indichiamo con O piccolo di P quadro. Questo significa, detto in modo molto sbrigativo, che lo piccolo ci mette in evidenza la dipendenza dal parametro che ci interessa in questo momento, senza considerare parametri, scusate, dipendenze di ordine superiore, e senza considerare le costanti moltiplicative o additive. Anzi, no, scusate, additive, togliendo in questo caso le costanti moltiplicative. Cioè, vale a dire, è come se io dicessi è proporzionale a P. E poco importa che il coefficiente sia n più 1, sia 3, sia 5. Sto solo dicendo che è proporzionale a p. E non sto dicendo che questo coefficiente non ha interesse in generale. Non ha interesse nel rappresentare il tipo di dipendenza. Quando dico che la dipendenza è quadratica da p, analogamente non guardo questo coefficiente. Ma la cosa che è estremamente rilevante è l'utilità di questa rappresentazione molto semplificata del tipo di dipendenza A nel confrontare la dipendenza dell'errore singolo dalla dipendenza dell'errore doppio. Perché se io so che è proporzionale a P e so che questo è proporzionale a P quadro, se questo è un millesimo, questo è un milionesimo. Quello che sarà proporzionale a p cubo sarà un miliardesimo. Quello che sarà proporzionale a p alla quarta sarà 1 fratto 1000 miliardi. E via dicendo. Quindi questo significa che la probabilità di errore singolo per p molto bassi è molto più alta della probabilità di errore doppio, della probabilità di errore triplo e così via. Quindi se torniamo all'esempio che vi facevo prima, in cui sta cadendo una goccia di pioggia ogni tanto, ma proprio ogni tanto, e noi attraversiamo tutto il cortile,
Ecco, la probabilità, immaginiamo che ci sia una probabilità su 1000 di essere colpiti da una goccia, se io passo ho probabilità 1 su 1000. Se passiamo in 20 o quello che siamo, che venga colpito almeno uno di noi è comunque proporzionale a quel 1 su 1000, ok? Ma sarà 20, 30, 40 o quanti siamo su 1000. Ma se invece ci chiediamo qual è la probabilità che due di noi siano colpiti, ecco, è proporzionale non a 1 su 1000, ma a 1 su 1 milione. Qual è la probabilità che tre di noi vengano colpiti? È proporzionale a 1 su 1 miliardo. Okay? Quindi, se a noi interessa proteggere i nostri codici dagli errori, quali sono le configurazioni d'errore alle quali dobbiamo pensare per prime? Sono queste. Perché sono di gran lunga le più probabili. Cioè, tutto questo discorso serve a dire che i codici che adesso costruiremo si concentreranno su questa tipologia di errore, cioè errori su singolo bit all'interno di una parola. Perché non le prendono in considerazione tutte? Perché non è concettualmente possibile. Non è possibile concepire un codice che tuteli da qualunque tipo di errore. E allora il discorso che abbiamo fatto in questa slide ci serve a, diciamo, ragionevolmente scegliere un modello d'errore che riteniamo essere il più probabile per cercare di costruire dei codici robusti rispetto a quel tipo di errore. Okay? Quindi, nell'ipotesi che gli errori siano indipendenti sui singoli bit e che la probabilità d'errore sul singolo bit sia molto minore di 1, allora guardare agli errori singoli è la cosa più importante da fare. Perché la probabilità di errori doppi, tripli, quadrupli e via dicendo è estremamente più bassa di quella di errori singoli. Okay? Quindi questo è il contesto nel quale ci muoviamo. E adesso andiamo a vedere cosa facciamo. Questo riassume quello che abbiamo commentato sulla prima slide, cioè errori multipli sono molto meno probabili degli errori singoli. Quindi il minimo target per qualunque strategia di rivelazione o correzione d'errore, vedete, error detection, error correction, sono gli errori singoli. E questa è la cosa che vi stavo dicendo, nessun tipo di codifica può liberare o correggere errori di qualsiasi molteplicità. Cioè non è proprio concettualmente possibile concepire un codice che sia in grado di rivelare o correggere errori qualsiasi che colpiscano una parola. E questo è ragionevole anche intuitivamente, perché se noi pensiamo che una parola possa essere anche completamente sbagliata, a quel punto non abbiamo niente a cui appigliarci per ritornare alla parola originale, ricostruirla, o anche soltanto per accorgerci che quella sia sbagliata. Bene? Sì? La seconda ci dice che se noi vogliamo adottare delle strategie per conferire a un codice la capacità di rivelare o correggere errori, il minimo target, cioè il minimo tipo di errore da cui vogliamo tutelarci è questo, cioè quello che dice che su un'intera parola c'è un errore. Questo è quello che si chiama errore singolo sulla parola. Mentre errori di molteplicità 2, 3 e 4 voglio dire che della parola di n bit ci sono due o più bit sbagliati contemporaneamente. Okay? Adesso introduco una definizione molto semplice, che è quella di distanza di Hamming tra due parole di n bit. Allora, se io ho due parole, facciamo di 4 bit, la distanza di Hamming tra le due è il numero di bit diversi.
Quindi se le ho rappresentate in colonna in modo tale da far vedere che se la parola è di 4 bit, io confronto tra di loro i bit in posizione omologa. Quindi confronto questo con questo e sono diversi, questo con questo e sono diversi, questi due sono uguali, questi due sono uguali, quindi la distanza di Hamming tra queste due parole è 2. Ok, prego. Le due parole devono avere lo stesso numero di cifre. Sì. Quindi quale sarà la minima distanza di Hamming tra due parole di 8 bit? Minima distanza di Hamming sarà 1. Quindi la minima distanza di Hamming tra due parole qualsiasi di un qualsiasi numero di bit è sempre 1. Perché è ovvio che se dicessimo che è 0 sarebbero la stessa parola. Cioè due parole con distanza di Hamming 0 coincidono tutti i bit, sono la stessa parola. E qual è la massima distanza di Hamming tra due parole di 8 bit? 8. Perché se io prendo una parola di 8 bit e inverto bit a bit, chiaramente ottengo una parola che differisce per ogni bit e quindi bit di differenza sono 8. Ok? No, il complemento, beh, il complemento non è la misura della distanza. No, no, però noi abbiamo detto poco fa che è completamente impossibile stabilire se non avessimo una parola totalmente sbagliata una parola corretta. Ma nel caso in cui si abbia una parola completamente sbagliata? No, no, allora, se io ho la certezza che sia totalmente sbagliata, però quella certezza chi me la dà? Cioè è ovvio che se io sapessi che ricevo sempre il contrario di quello che deve essere e lo inverto, ben venga, e però a quel punto non avrebbe senso, sarebbe semplicemente un sistema deterministico, non casuale. Allora, definita la distanza di Hamming tra due parole, vediamo come si definisce la distanza di Hamming di un codice. Allora, se io ho un codice vi ricordo che è una collezione di parole. Prima ancora di che a queste parole si attribuisca un significato, un codice è semplicemente un insieme di parole. Quindi, se io scrivo, ad esempio, questo qua è un codice a 2 bit. Queste sono le quattro parole che lo compongono. Qual è la minima distanza di Hamming tra coppie di parole? Io posso prendere questa e questa, e che distanza hanno tra di loro? Queste qua hanno distanza 1. Quindi questa e questa hanno distanza 1. Poi posso prendere questa e questa, e hanno distanza 1. Poi prendo questa e questa e hanno distanza 2. Bene, poi adesso lo faccio con questo. Prendo questa e questa e hanno distanza 2. Poi prendo questa e questa e hanno distanza 1. Poi prendo questa e questa e hanno distanza 1. Quindi la minima distanza che ho trovato è 1. In realtà mi potevo fermare subito, perché la minima, se io sto cercando la minima distanza tra parole di codice e ho già trovato due parole che hanno distanza 1, è inutile che vado a cercare oltre, perché abbiamo detto che la minima distanza possibile è sempre 1. Ok? Ma la distanza di Hamming di un codice è proprio questa. Quindi vedete lì che cosa ho scritto, che la distanza di Hamming di un codice, quindi non più di una parola, è uguale al minimo per W1, W2 appartenenti al codice, di che cosa? Della distanza di Hamming tra le parole del codice. Quindi di H di W1, W2. Quindi questo è solo un modo
in simboli per dire che attribuiamo al codice la minima distanza di Hamming tra coppie delle sue parole. Allora, se noi abbiamo un codice non ridondante di n bit, quale sarà la sua distanza di Hamming? La sua distanza di Hamming è 1, perché un codice non ridondante, le parole ce l'ha tutte. E allora vuol dire che se io ho una, un qualunque codice n bit, se io prendo una qualunque parola, se io cambio un solo bit, ottengo una parola che ancora appartiene al codice. Ok? Quindi, se io so che il codice è non ridondante, non ho nemmeno bisogno di andarlo a misurare la distanza di Hamming. È proprio una sorta di sinonimo dire che il codice ha distanza di Hamming 1 e dire che il codice è non ridondante. Ok? Perché questo significa che al codice appartengono parole che hanno la minima distanza possibile tra di loro, per cui è come dire che il codice è massimamente denso. Cioè, con quei bit che avevo a disposizione, uso tutte le configurazioni. Ok? Ora, a che cosa ci serve, in che relazione sta il discorso sulla distanza di Hamming con il presupposto da cui eravamo partiti, cioè cercare di conferire al codice delle proprietà di rivelazione e correzione d'errore? Beh, c'entra perché se io rappresentassi il codice idealmente il codice su una retta. Questa è una rappresentazione che serve soltanto da metafora, ma un codice non è rappresentabile su una retta. Ora, non lo è almeno nei termini in cui sto dicendo. Immaginate che questa sia una parola di codice, questa sia un'altra, questa sia un'altra, questa sia un'altra, e che qui ci sia la distanza di Hamming 1 tra questi puntini che rappresentano le parole. Ok? Allora, se io volevo trasmettere questa parola qua e questa parola viene colpita da un errore singolo, l'errore singolo mi trasforma questa parola in un'altra che ancora appartiene al codice. Il fatto che appartenga al codice vuol dire che tanto a questa quanto a questa era stato attribuito un significato. E quindi immaginiamo che questo voglia dire A, questo voglia dire B. L'errore singolo che è stato commesso, che ha, diciamo, colpito la parola, trasforma il significato di questa parola che era A in un'altra parola con un significato diverso che è B. Quindi quando io ricevo questa parola non ho modo di sapere che non mi era stato effettivamente trasmesso B, perché la riconosco come una parola di codice legittima e quindi la prendo per buona. È per questo che senza ridondanza e con distanza di Hamming 1 i codici non consentono né di rivelare né di correggere gli errori singoli. Perché in pratica un qualunque errore singolo trasforma una parola di codice in un'altra parola di codice lecita. E quindi chi riceve quella parola di codice lecita non ha motivo di pensare che sia sbagliata, perché è lecita quanto lo sarebbe stata quella corretta. Ok? Quindi in un qualunque sistema il fatto che un errore possa portare al fraintendimento dell'intenzione, del vero significato del messaggio originale, è il problema maggiore. Cioè, quello da cui ci si deve tutelare è proprio questo, cioè prendere per buona un'informazione sbagliata. Tutto il resto, tutto sommato, è un problema minore.
Ora vediamo che cosa succede, sempre in questa rappresentazione metaforica, se invece la distanza di Hamming è 2. E quindi questa e questa non sono parole che appartengono al codice. Anche qui un errore singolo trasformerà la parola di codice in una parola di non codice, che quindi verrà riconosciuta come illecita. È una parola alla quale non è stato attribuito un significato. Okay? Facciamo un esempio, se io volessi dire casa e anziché dire casa dicessi l'asa, sperando che non significhi nulla, voi non capireste quello che sto dicendo semplicemente perché questa parola non la riconoscete come appartenente al nostro vocabolario, che è il nostro codice. Ok? Quindi il fatto che la distanza di Hamming del codice sia 2, distanza di Hamming di un codice vuol dire minima distanza di Hamming tra coppie di parole, garantisce che nessun errore singolo può trasformare una parola in un'altra parola di codice. Quindi immaginate di aver ricevuto questa parola. Quello che siete in grado di fare è riconoscere l'errore, ovvero rivelarlo. Quello che non siete in grado di fare è correggerlo. Perché non potete correggerlo? Perché il fatto che la distanza di Hamming sia 2 ha, è vero, trasformato la parola originale in una parola di non codice, ma questa parola può essere equidistante da diverse parole di codice. In questo caso 2, in questa rappresentazione lineare, ma in una rappresentazione multidimensionale che sarebbe quella corretta, di parole attorno ad ognuna ce ne sarebbero tante ammesse. E quindi, volendola correggere e ipotizzando che sia stata prodotta da un errore singolo, non sapremo se ricondurla a questa o a questa. Okay. Quindi, con distanza di Hamming 2, dopo lo vediamo tra un attimo nella slide, quello che otteniamo è la capacità di rivelare errori singoli. È un po' la cosa che succedeva prima con il numero di telefono ripetuto solo 2 volte. Se c'era una discrepanza, era come dire che quella parola di codice composta dalle 2 ripetizioni del numero di telefono era diventata non lecita, perché le parole lecite erano quelle in cui la prima ripetizione fosse uguale alla seconda. Una parola complessiva di codice con la prima metà diversa dalla seconda metà era non lecita, ma non consentiva di ritornare alla parola corretta. Se invece la distanza di Hamming tra le parole di codice diventasse 3, ancora un errore singolo trasformerebbe una parola di codice in una di non codice, ma questa volta la parola originale sarebbe la più vicina a quella ricevuta rispetto a tutte le altre parole di codice. E quindi potremmo tornare indietro e correggere l'errore. Quindi, io non posso sapere quante volte ho fatto un errore. Stiamo nell'ipotesi di modello di errore singolo. Quindi è come dire, se io... Perché vale il modello di errore singolo? Per i discorsi che facevamo prima, immaginiamo di aver ricevuto una parola che riconosciamo non essere una parola di codice. Se le ipotesi secondo le quali l'errore equiprobabile su singolo bit ha senso e la probabilità d'errore è molto minore di 1, la probabilità che la causa sia stato un errore singolo è ordine di grandezza più alta rispetto alla probabilità che sia stato un errore doppio, un errore triplo, un errore quadruplo, ok? Quindi è molto ragionevole dire, beh, io do per scontato, è ovvio che posso sbagliarmi, però ho una probabilità molto molto bassa di sbagliarmi dicendo che sono arrivato qui per colpa di un errore singolo. E allora, ipotizzando che io abbia ragione, che quindi l'errore fosse un errore singolo, sono in grado di correggerlo.
È ovvio che il codice fallisce se l'errore invece era doppio. A quel punto io nel tentativo di correggerlo fraintendo completamente la parola e metto a rischio il mio sistema. Però questo, ripeto, è un rischio dal quale non ci si può tutelare al 100%. Sì. Voglio tornare indietro perché indietro c'è la parola corretta. Cioè, se io ho ricevuto, immaginate che io abbia trasmesso questa parola e voi riceviate questa. A voi interessa sapere che cosa io avessi trasmesso e tornate indietro. Cosa vuol dire tornate indietro? Avendo ricevuto questa parola, cercate la parola di codice più simile a quella che avete effettivamente ricevuto. E ritrovate questa qua. Perché l'altra, all'altra ci potreste arrivare, ma attraverso due variazioni. E quindi la diagnosi che voi fate dicendo no, è stata colpita da due errori e la parola corretta era questa, è estremamente meno probabile dell'altra. Okay? Questa è proporzionale a P, questa è proporzionale a P al quadrato, questa probabilità un millesimo, questa probabilità un milionesimo. Okay? Quindi è per questo che decidete di tornare indietro per di qua. Bene. Questo, se volete, è simile a un problema di diagnosi, cioè a fronte di un sintomo che è la parola sbagliata ricevuta, la diagnosi è quella di gran lunga più probabile e la medicina che si dà o la cura che si prescrive è ovviamente quella coerente con la diagnosi più probabile. Ok? Allora, quindi vediamo che cosa c'è scritto qua alla luce di quello che vi ho mostrato alla lavagna. Abbiamo detto che se la distanza di Hamming tra due parole è 1, basta un errore singolo per trasformare W1 in W2, quindi una parola di codice in un'altra parola di codice. E quindi l'errore non può essere né rivelato né corretto. La minima distanza di Hamming necessaria a correggere fino a E errori simultanei su una parola è E più 1. Perché generalizzando quello che io vi ho mostrato, noi abbiamo che la distanza minima tra due parole è E più 1, scusate, e errori ancora trasformerebbero una parola di codice in una parola di non codice, ma senza consentirci di tornare indietro. Se però la minima distanza di Hamming è 2 volte E più 1, allora ancora anche con E errori noi sapremmo tornare indietro perché la parola più vicina è ancora quella corretta. A noi questa cosa interessa applicarla per errori singoli, quindi con E uguale 1, e allora la minima distanza di Hamming che consente la rivelazione di errore è 2, la minima distanza di Hamming che consente la correzione di errore è 3, che sono le due cose che vi avevo mostrato prima. Okay. Siamo? Quindi quando abbiamo distanza 2 non possiamo fare. Esatto, con distanza 2 riusciamo solo ad accorgerci che c'è stato un errore. Allora, scorro velocemente questa slide che indica solo delle sigle con cui rappresentare sinteticamente le proprietà di rivelazione e correzione d'errore dei codici. Quindi, se abbiamo codici in grado di rivelare errori fino alla molteplicità E,
possiamo indicarli come error detecting code. Se sono in grado di correggere fino a E errori, sono E error correction code. La cosa che potremmo ulteriormente dirci è che tutti i codici in grado di correggere, scusate, sì, di correggere fino a E errori, sono in grado di rivelarne il doppio. Qual è il problema però? Che se noi li utilizziamo come codici a correzione d'errore, cioè facciamo questo esempio qua, se io qui avessi due errori, okay? Ancora trasformerei questa parola in una parola di non codice. Ma se io questo lo uso come codice a correzione d'errore, fallisce, perché a questo punto mi riporterebbe a questa parola qua anziché a questa. Okay. Quindi in realtà è vero che i codici a correzione d'errore possono essere usati anche come codici a rivelazione d'errore, ma non possiamo andare oltre la molteplicità se pretendiamo anche di correggere. Quindi solo se ci accontentiamo di rivelare senza correggere possiamo estendere la molteplicità degli errori, altrimenti no. Questa è la cosa che vi ho detto all'inizio, cioè che tutti i codici che hanno distanza di Hamming, quindi minima distanza di Hamming tra le parole maggiore di 1, sono ridondanti. Cosa vuol dire che sono ridondanti? Vuol dire che non utilizzano il minimo numero di bit necessario a rappresentare il contenuto informativo. Perché adesso andiamo a vedere qual è l'effetto della ridondanza sulla dimensione dei codici. Perché fin qui abbiamo, diciamo, parlato di concetti relativamente astratti. Adesso li caliamo nella pratica delle regole di codifica, e siccome già avevamo visto con l'esempio del numero di telefono ritrasmesso che se il contenuto informativo era lungo così e questo ci imponeva di raddoppiarlo, di triplicarlo, è chiaro che le cifre ne avevamo utilizzate molte più del necessario. Ma quello che sto dicendo qua è che rispetto a ciò che ci dice la teoria dell'informazione, cioè che per rappresentare m grande cose diverse ci serve logaritmo base 2 di m grande bit, io vi sto dicendo che per avere distanza di m maggiore di 1 non bastano quei bit, bisogna aggiungerne altri. E questo non deve stupire, perché se quegli n bit servivano a rappresentare senza ridondanza il contenuto, cioè erano quelli strettamente necessari a rappresentare il contenuto, non possono veicolare altre informazioni. Anche proprio dal punto di vista della teoria dell'informazione. Cioè, il fatto che ci sia o no un errore è un'informazione. E se tutti i bit che avevamo ci servivano a rappresentare il contenuto, non è possibile che quegli stessi bit codifichino anche la presenza o l'assenza di errori. Ok? Quindi questo la stiamo adesso vedendo da un altro punto di vista. Prima con la distanza di Hamming dicevamo perché effettivamente un errore poteva portare a una parola di non codice o altro, ma adesso che dobbiamo costruire i codici stiamo dicendo che dobbiamo aspettarci di usare più bit di quelli strettamente necessari, perché con quelli strettamente necessari li usiamo tutti per rappresentare le informazioni. E quindi si perderebbe la capacità di rappresentare la presenza o l'assenza di errori. Dovendo usare più bit, possiamo direttamente costruire dei codici che hanno più di logaritmo base 2 di m bit, ma possiamo anche costruire dei codici che hanno esattamente logaritmo base 2 di m bit, e sono i codici non ridondanti che abbiamo studiato fino alla volta scorsa, e aggiungere degli altri bit che chiamiamo di controllo. Quindi per ottenere codici ridondanti potremmo aggiungere a un codice non ridondante dei bit. Se facciamo una cosa di questo genere, il codice si chiama separabile. Cioè i codici che hanno una parte di informazione, una parte di controllo
riconoscibili si chiamano separabili. Sì, in questo esempio qua immaginavo che ci fosse un codice non ridondante al quale aggiungiamo dei bit. In questo caso, se qua c'è l'informazione e qui ci sono i bit di controllo che servono alla rivelazione e alla correzione di errori, chiamo questo codice separabile perché riconosco le due parti. La prima parte non è ridondante, cioè questa sarebbe una codifica non ridondante del contenuto informativo. Ok? Quindi, ad esempio, facciamo un esempio. Questo potrebbe essere un codice ASCII che codifica le lettere di tutti i caratteri che utilizziamo in un file di testo. Questo potrebbe essere a 8 bit e qua potremmo aggiungere dei bit di controllo per verificare la correttezza. Sì. Come sono sempre su di una 2? Perché che senso ha dare più bit? Adesso lo vediamo perché... Prima, anche per correggere un solo errore, qui avevamo addirittura triplicato la dimensione della comunicazione, perché nell'esempio più intuitivo da cui eravamo partiti, che è la replica della parola non ridondante, qui sarebbe come dire che per riuscire a rivelare l'errore, io uso 2 byte anziché 1. Quindi replico tutta la parola, la trasmetto 2 volte e così consento di confrontare bit da bit che questo con questo siano uguali, questo con questo siano uguali, questo con questo siano uguali. Quindi quando prima avevo detto 2 volte il numero di telefono, stavo facendo un'operazione di questo genere. Quindi anche solo per ottenere distanza di Hamming 1, duplicava tutto. Adesso lo vediamo come funziona. Vediamo proprio questo esempio. Vediamo qual è la distanza di Hamming che si ottiene con un codice a duplicazione. Allora, partiamo da un codice non ridondante. 00011011. Lo facciamo piccolo e diciamo che questo codifica queste 4 informazioni. Ok? Quindi questo è il nostro codice, composto da queste 4 parole alle quali attribuiamo questo significato. Ok? Quindi stiamo rappresentando i primi 4 numeri. Codifica non ridondante, come quelle che abbiamo visto nella prima lezione sulla rappresentazione dei numeri interi senza segno. Quindi stiamo rappresentando i primi 4 numeri interi senza segno e utilizziamo 2 bit per farlo. Qual è la distanza di Hamming? È 1, vedete. Basta prendere anche le prime 2 parole, hanno distanza 1. Adesso proviamo a costruire un codice fatto così, in cui le parole diventano lunghe 4 bit. Qual è la distanza di Hamming minima? Non è più 1, perché tra queste 2 parole c'è distanza 2, tra queste c'è distanza 2, tra queste c'è distanza 4, tra queste c'è distanza 4, tra queste c'è distanza 2, tra queste c'è distanza 2. Quindi la minima distanza adesso è diventata 2. Okay? E infatti qualunque errore singolo, immaginiamo di voler trasmettere questa parola 0101, dovunque noi immaginiamo che questa sia colpita da un errore singolo, okay? Verrebbe trasformata in una parola che non riconosciamo come appartenente al codice. Quindi a questa parola non sapremo attribuire alcun significato, ma al tempo stesso non sapremo ricondurla alla parola corretta, perché questa potrebbe esserci arrivata da qui, che voleva dire 1, ma poteva anche esserci arrivata da qui, che voleva dire 3. No? E quindi non sappiamo, ricevendo questa, come ritornare alla parola corretta. Prego. Non ho capito bene come pensiamo ad assegnare la distanza. La distanza non la assegniamo, la misuriamo. Cioè, semplicemente ho verificato che quello che prima avevano detto intuitivamente, che replicando una parola noi riusciamo a
rivelare la presenza di errore confrontando bit a bit, quindi questo deve essere uguale a questo, questo deve essere uguale a questo, con quello che avevamo visto in teoria, che ci diceva che per riuscire a rivelare gli errori la minima distanza di Hamming deve essere almeno 2. Allora, io qua sono partito da un codice non ridondante, l'ho duplicato e quindi ho usato il doppio dei bit, e questi 2 bit in più li ho presi copiando la prima parte, dopodiché ho misurato la distanza di Hamming di questo codice e ho verificato che fosse 2. Quindi, in pratica, quello che avevamo visto in teoria e quello che avevamo visto intuitivamente ci portano allo stesso risultato, cioè confermano che se noi prendiamo un codice non ridondante e lo duplichiamo, quello che otteniamo è un codice che usa il doppio dei bit, ma che consente di rivelare la presenza di errori. Perché consente di rivelarlo? Perché qualunque errore singolo noi applichiamo ad una parola del codice dà luogo ad una parola che non appartiene al nostro codice. Quelle che appartengono al nostro codice sono solo quelle che vedete scritte qua. Quindi se tra di noi avessimo la convenzione di usare solo parole fatte così, nel momento in cui vedeste una parola così sapreste che c'è stato un errore. E quindi questo è come dire che questa era la prima parte del numero di telefono, questa la prima parte, scusate, la prima ripetizione del numero di telefono, questa la seconda, non coincidono, sapete che c'è un errore. Cosa fanno i computer, i sistemi informatici in caso di rivelazione d'errore? Chiedono la ritrasmissione. Quindi, siccome qui non c'è esattamente quello che facevate voi col numero di telefono, cioè se vi accorgete che qualcosa è andato storto, chiedete di ritrasmetterlo. Ma a questo punto non è che chiedete di ritrasmetterlo la terza volta, chiedete di ritrasmettere tutta la parola, perché a questo punto il codice che stiamo usando è questo, non è più la prima metà. Ok? Allora, vediamo che cosa succederebbe a questo punto se invece triplicassimo il codice. E qui si fa presto a verificarlo, la distanza tra questi è 3, tra questi 2 è 6, tra questi è 3, tra questi è 3, e quindi e tra questi è 6. Quindi la minima distanza di Hamming questa volta è diventata 3. E allora se io prendo una qualunque parola e applico un qualunque errore singolo, ad esempio a questa, la trasformo in una parola che è questa, che come unica parola di codice a distanza 1 a quella giusta. Se provate a cambiare un singolo bit, vi accorgete che non ottenete alcun'altra parola di codice se non questa. Cioè, se da questa, che è quella che avete effettivamente ricevuto, provate a cambiare un solo bit alla volta, non ottenete nessun'altra parola di codice se non quella giusta. E quindi questo vi consente di tornare alla parola giusta. Però quello che diceva prima uno di voi, non mi ricordo, ma da questa parte mi pare, cioè che mi diceva, ma perché per correggere un solo errore io devo mettere, per rivelare un solo errore io devo mettere 2 bit in più o 3 bit in più o 4 bit in più? In realtà è relativamente corretto, perché quello che avevamo fatto non è strettamente, cioè non è il meglio che potessimo fare. Quella è una tecnica, 1, 2, 3, ma la tecnica più efficace per ottenere distanza di Hamming 2 è aggiungere un bit di parità. Cosa fa il bit di parità? Intanto è un solo bit che aggiungiamo al codice. Creiamo un codice separabile, perché questi sono i bit di informazione e questo è un bit in più di controllo, e lo mettiamo a 0 se il conteggio degli uni nella parola è pari. Lo mettiamo a 1 se il conteggio degli uni nella parola è dispari. Quindi questo serve a garantire che in ogni parola ci sia un numero pari di bit a 1.
Quindi qua ci sarà 1 e qua ci sarà 0. Ok? Quindi adesso le nostre parole sono diventate queste: 000, 011, 101, 110. Proviamo a verificare la distanza di Hamming. Prendete ogni coppia di parole. Allora, questo con questo. Questo con questo. No, 2, questo non 1, Questo con questo è 2. Questo con questo. 2. Ancora, questo con questo. Questo con questo. Due. Questo con questo. 2. Quindi è diventato un codice che ha distanza 2 tra tutte le parole. Ok? Aggiungendo un solo bit. Vediamo se effettivamente ci consente di rivelare gli errori, ma è abbastanza evidente di sì. Perché? Perché se io prendo una qualunque parola, ad esempio questa, che ha un numero pari di 1, è ovvio che se cambio un 1 in 0 diventerà dispari, ma anche se cambio uno 0 in 1 diventerà disparo. Quindi a me basta verificare che ci sia un numero pari di 1 nella parola che ricevo per decidere se è una parola di codice oppure no. Questo evidentemente è molto più efficiente di quanto non lo fosse il codice a duplicazione, perché basta un solo bit anche se la parola ne ha 8, se la parola ne ha 16, se la parola ne ha 32. Basta comunque un solo bit per rivelare errori singoli. Prego. Conto quanti unici sono nella parola. Se sono pari, il codice è valido, se sono dispari, il codice è errato. Quindi il controllo non può avere errori. Il bit di controllo? Non può avere errori. No, no, può, come no? Guarda, se io ho questo e cambio questo, però la sua domanda è molto corretta e pertinente e merita una risposta esaustiva e una riflessione. I bit di controllo, anche nei codici separabili, hanno pari dignità rispetto agli altri. Per cui i codici a rivelazione o correzione d'errore devono tutelare i bit di controllo come i bit di informazione. E sono analogamente importanti, analogamente soggetti ad errori. Perché se noi dicessimo, beh, facciamo una cosa in cui i bit di controllo non possono avere errori, allora tanto varrebbe fare in modo, cioè se fosse concettualmente possibile costruire un sistema che garantisse ai bit di controllo di essere immuni dagli errori, tanto varrebbe farlo per dare l'immunità ai bit di informazione, così saremmo a posto. Ok? Ma il codice deve essere robusto, nel senso che sia che gli errori avvengano sui bit di informazione, sia che avvengano sui bit di controllo, deve comunque permettere di rivelarlo. Perché anche di una parola come questa, che ha l'errore sul bit di controllo, noi non possiamo fidarci. Quindi, quando riveliamo l'errore, questa è un'altra cosa importante, noi non sappiamo dove è avvenuto. Cioè, se io adesso scelgo una parola qua, senza dirvela, perché io adesso sto rappresentando la parola corretta e quella sbagliata. Invece, se io la scelgo senza dirvela e poi vi dico 111, in realtà voi non sapete che cosa io pensassi in precedenza, non sapete se l'errore l'ho applicato a questo bit partendo da questa, o l'ho applicato a questo partendo da questa, o l'ho applicato a questo partendo da questa. Ok? Allora, sta dicendo il vostro collega, non dovrebbe essere più probabile che l'errore colpisca la parte sinistra anziché il bit di controllo? Sì, ma solo perché qua ci sono più bit che qua. Certo, però una volta che io ricevo una parola sbagliata, sbagliata è. Anche perché se io sapessi, questa è un'altra cosa importante, diversamente da quello che succede in un codice che non è binario, in un codice binario, se io sapessi dov'è l'errore, lo saprei anche correggere. Perché un bit, se non è 0, è 1. Quindi se io, o se non è 1, è 0. Quindi se io dicessi l'errore è qua, o l'errore è qua, beh, allora bene, qua era 1, lo metto a 0 ed è la parola corretta. Quindi
Il fatto che io sappia solo rivelare gli errori vuol dire che non so dov'è l'errore. Prego. Per esempio, deve essere 1-0, che dovrebbe essere all'1-3. Esatto. Sì. O anche lo 0. Ah, no, anche lo 0. Quindi la parola 0-1-0 non necessariamente arrivava da qui. No, perché alla stessa parola errata, che riconosco essere errata, potevo essere arrivato dalla trasmissione di uno zero o dalla trasmissione del 3, oltre che dalla trasmissione dell'1, come in questo caso. Prego. Quindi conto il 1 con il bit di controllo. Se il numero di 1 è pari, è corretto, non è sbagliato. Esatto, quindi questo sarebbe corretto, questo è sbagliato. E li conta su tutta la parola, cioè bit di controllo inclusi. Sì. Quindi in pratica il bit di controllo, chiamato bit di parità, viene impostato sulla base degli altri in modo da garantire la parità del numero di uni in tutte le parole di codice. Quindi questa diventa la proprietà del codice. Il codice usa solo parole con un numero pari di uno. Una volta che io so questo, tra l'altro, guardate, in questo caso io ho fatto un codice separabile, no? Ma come si fa a fare un codice non separabile? Ma io potrei partire dicendo uso soltanto parole che hanno un numero pari di 1. E allora dico, bene, le parole del mio codice sono queste. Poi sono 0, 1, 1, poi 1, 0, 1, 1, 1, 0. E a questo punto io queste le prendo come parole. Non dico qual è la parte di informazione, qual è la parte invece di contenuto, e dico che questo vuol dire A, questo vuol dire B, questo vuol dire C, questo vuol dire D, e attribuisco direttamente un significato alle parole fatte così. A questo punto non c'è più distinzione tra bit di parità e bit di informazione. Posso direttamente costruire un codice attribuendo un significato a queste parole qua. Ok? Il discorso non cambia. Il codice è separabile se invece io aggiungo un bit di controllo a parole che ho già, alle quali ho già attribuito un significato secondo una codifica non ridondante. Okay. Ma dal punto di vista dell'utilizzo che ne faccio poi, il discorso non cambia. Rivelato un errore, lo butto via. Okay. Allora, quali sono delle considerazioni da fare sulle slide sulla efficienza ed efficacia dei codici di parità? Perché adesso lasciate perdere questa slide che introduce semplicemente tanti simboli o nomi di variabili per portarvi ad utilizzare un file Excel, che poi un foglio di calcolo che poi vi do, per vedere come cambia, ripeto, l'efficienza e l'efficacia del bit di parità al variare di cosa? Al variare della lunghezza di parola a cui lo applichiamo. Perché voi immaginate di avere uno string di bit, quindi uno string che cos'è? È una sequenza di bit sterminata, non una parola, ma una sequenza di bit. E immaginate di poter tagliare questa sequenza in parole per aggiungere un bit di parità a ciascuna delle parole. No? Cioè, se io la mia informazione è rappresentata come una sequenza sterminata di bit, quindi uno stream, che non importa come sia stata codificata in origine, ma io voglio garantire delle proprietà di rivelazione d'errore proprio alla trasmissione, quindi al canale in cui io li infilo questi bit per trasmetterli, io potrei ogni 8 bit aggiungere un bit di parità e dall'altra parte verificare la parità di questi chunk di 8 bit. E allora potrei chiedermi, ma se io decido di spezzare questo in
segmenti lunghi così e a ciascun segmento aggiungere un bit, chiaramente io allungo lo stream di un numero di bit pari al numero di segmenti. Quindi tanto più lunghi sono i segmenti, tanti meno sono i bit di parità che devo aggiungere. Il caso estremo qual è? Ci sono due casi estremi. Uno è quello in cui dovendo trasmettere un milione di bit io uso un solo bit di parità. L'altro caso estremo è quello in cui io invece usi dei chunk, quindi dei segmenti lunghi un bit, e ad ogni bit affianchi il bit di parità. Allora, questo caso estremo vuol dire raddoppiare la lunghezza dello stream, perché è come il codice a duplicazione applicato a singoli bit. Quindi ogni bit viene affiancato da uno uguale. Come cambia quindi l'efficienza? È chiaro che l'efficienza in un caso è 0,5, perché potendo trasmettere una cosa con un milione di bit, io ne uso 2 milioni. Nell'altro caso invece si avvicina a 1, perché? Perché se anziché un milione trasmetto con un milione e un bit, praticamente non ho perso niente. Ma come cambia invece l'efficacia, che è la capacità di tutelarci dagli eventuali errori? È chiaro che all'aumentare di molto della lunghezza delle parole, aumenta la probabilità che queste possano essere affette da errori multipli, non da errori singoli verso i quali il bit di parità ci tutela, ma da errori multipli. E allora potrebbe diventare non trascurabile la probabilità di avere errori multipli, e quella è proprio il fallimento del codice, cioè è una falla di sicurezza del sistema. Il fatto che una parola sia affetta da errori multipli rende inefficace il nostro controllo. L'altra cosa che, quindi, da una parte c'è quello che qua è chiamato overhead, okay? Ma a rendere meno banale il calcolo dell'overhead, l'overhead, vedete, è questo qua. Se noi abbiamo un bit di parità aggiunto, anzi guardiamolo qua in questa scala che è lineare, se noi abbiamo un bit di parità aggiunto ad ogni bit, l'overhead è 1. Cioè raddoppia rispetto alla lunghezza dello stream originale. L'overhead è di quanto aumenta, ok? Mentre se aggiungiamo un bit di parità ogni 2, si riduce sempre più, ma perché non continua a ridursi e tende a 0? Perché in realtà io qua ho considerato che in un sistema di trasmissione, a fronte della rivelazione di un errore, ci sia la ritrasmissione. Allora, se io ricevendo una parola sbagliata chiedo di ritrasmetterla, tanto più è lunga la parola, tanto più aumenta la probabilità che sia sbagliata e tanto più è il costo della ritrasmissione. Quindi nel caso estremo in cui per trasmettere un milione di bit io uso un solo bit di parità, la probabilità che quel milione di bit sia colpito da un errore diventa piuttosto alta e la ritrasmissione comporterebbe la ritrasmissione di tutto il milione di bit. Se invece io ho un bit di parità per ogni bit, la probabilità che il singolo bit sia colpito da errore, cioè la singola parola sia colpita da errore, è molto bassa, e se anche lo fosse, in caso di ritrasmissione ritrasmetterei solo quello. Okay? Quindi per questo vedete che c'è un ottimo è qui dal punto di vista della efficienza. Dal punto di vista dell'efficacia invece, cioè qual è la probabilità che il codice funzioni correttamente e quindi non ci sfuggano degli errori multipli, questo invece continua ad aumentare la probabilità di fallimento del codice all'aumentare della lunghezza delle parole. Ok? Prego. In caso di ritrasmissione, cioè il fatto che l'errore sia, come dicevamo prima, sul bit di parità o sui bit di informazione è indifferente. Noi ci limitiamo a riconoscere il fatto che la parola che riceviamo non rispetta la parità.
A quel punto chiediamo la ritrasmissione di tutto compreso il bit di parità, cioè la ritrasmissione di un pacchetto, questo ovviamente poi l'overhead in qualunque sistema è maggiore di quello che vi sto mostrando, perché per ritrasmettere un pacchetto c'è bisogno di un protocollo che abbia una sorta di handshaking tra i due, quindi dica bene, ho ricevuto correttamente o non ho ricevuto correttamente, ritrasmetti o no, e i pacchetti devono essere identificabili. Quindi diciamo, questo è solo per far capire come l'applicazione di un singolo bit non possa essere vista come, a prescindere dalla lunghezza della parola, metto un singolo bit, sono a posto e ottengo sempre le stesse garanzie. No, dipende dalla lunghezza della parola. E quindi, per rendere quantificabile questo effetto, l'ho inteso, applicato ad una sequenza di bit che tagliamo a pacchetti, okay? Senza considerare tante cose che poi studierete nel corso di rete. Però una cosa vale la pena assolutamente che ve la dica, che internet funziona utilizzando dovunque bit di parità. Cioè non c'è nessun pacchetto che viaggia senza che vengano aggiunti bit di parità. E vengono aggiunti fin subito sopra il canale fisico. Voi sapete che internet funziona con uno stack di protocolli, con una fila di protocolli. Quello di più basso livello è chiamato fisico. Subito sopra c'è un altro che si chiama data link. Ecco, già lì ci sono i bit di parità applicati con meccanismi di ritrasmissione per far sì che tutti i protocolli creano un'astrazione. Ecco, l'astrazione di canale che creano grazie a queste tecniche è un canale più affidabile di quanto non lo sia il canale fisico. Quindi dopo chi lo usa non si preoccupa di aggiungere i bit di parità, perché questi vengono aggiunti automaticamente dai protocolli. Quindi noi percepiamo un canale più affidabile semplicemente perché i protocolli di basso livello gli aggiungono i bit di parità e si preoccupano delle ritrasmissioni in caso di errori. Assolutamente sì, gli standard sono proprio quelli che definiscono la rete. Quindi tutti i computer che dialogano nella stessa rete adottano gli stessi protocolli e quindi gli stessi standard. Quindi quando si parla di internet, poi questo, ripeto, lo vedrete in altri corsi, però i protocolli, in particolare quelli che caratterizzano internet, sono TCP/IP e quindi sono a livello, diciamo, più alto di quello a cui vi sto parlando io. Però tutto ciò che funziona appunto nell'ambito di una rete adotta gli stessi protocolli. A livello fisico invece i protocolli possono essere diversi perché dipendono dal tipo di canale fisico. Quindi noi sapete che usiamo il wifi, usiamo la rete dati, usiamo Ethernet, usiamo tanti canali diversi, e però li usiamo quando lavoriamo sulle applicazioni prescindendo da qual è il canale fisico con cui siamo collegati e sapendo che in realtà ogni salto potrebbe utilizzare un tipo di collegamento diverso. E questo grazie al fatto che tutti i dettagli fisici e le specificità dei canali che stiamo utilizzando sono mascherate dai protocolli di livello più basso. Però ad ogni, diciamo, qualunque sia il canale, i bit di parità ci sono sempre. Ok. Allora. Abbiamo giusto il tempo per introdurre il prossimo argomento, che riguarda la correzione d'errore. Allora, se con un bit di parità abbiamo, se c'è bastato un bit di parità per raggiungere la distanza 2 e conferire al codice la capacità di rivelare gli errori, cosa facciamo ora? Allora, chiudo questo perché non ho il tempo di mostrarvi le altre slide, quindi ci ragioniamo soltanto un attimo. Riparto dal nostro codice. Ok, questo è il nostro codice a distanza 2. Come facciamo ad ottenere distanza 3? Bene, bella dire, aggiungiamo un bit di parità. Proviamo ad aggiungere un bit di parità. Quale valore avrete? Qua? Qua? E quindi non serve a niente. Ok? Perché siccome la parità ce l'abbiamo già, un bit di parità non farebbe nient'altro che garantire una proprietà che è già stata conferita da questo bit qua. E quindi non è questa la tecnica che possiamo usare.
Purtroppo no, perché allora raddoppiare sarebbe fare un passo indietro, diciamo, non sfruttare l'intelligenza che ci abbiamo messo nel bit di parità e tornare al codice a replicazione. In realtà duplicando ancora rischieremmo di non riuscire a correggere gli errori, perché diciamo sarebbe, allora, sarebbe una parità, però in realtà la distanza di Hamming aumenterebbe. Perché se noi, allora, questo guardiamolo, allora abbiamo detto il bit di parità non ci aiuta e non aumenterebbe la distanza di Hamming, però qui sì, guardate, se noi duplicassimo questi, quale sarebbe la distanza di Hamming che otteniamo? Sarebbe 4, quindi in realtà sarebbe eccessiva. Quindi a noi serve distanza di Hamming 3. Come facciamo a ottenere distanza di Hamming 3? Allora, qui c'è un ragionamento molto elegante che ci dice di quanti bit abbiamo bisogno. E sapete come si fa questo ragionamento? Dicendo, proprio partendo dal presupposto, che le possibili posizioni in cui può esserci un errore sono tante quanti sono i bit che compongono la parola. Okay. E se noi sapessimo la posizione dell'errore, lo sapremmo correggere. Allora, seguite un attimo il ragionamento, perché poi lo riprendiamo lunedì, per cui limitatevi a capirlo. Allora, io devo pensare a quanti bit ho bisogno concettualmente per riuscire a correggere gli errori. Ma se io ho una parola lunga così, io per correggere un errore singolo, quello che devo sapere è dov'è. Perché se io so che l'errore è qui, inverto questo bit e ho ripristinato la parola corretta. Ma allora, quante sono le possibili posizioni in cui può esserci l'errore? Sono tante quante sono i bit. Ma questi bit devono comprendere la parte di informazione più la parte di controllo. E quanti bit di controllo devo aggiungere deve consentirmi di codificare la posizione dell'errore. Quindi io devo chiedermi, con le tecniche che conosco per codificare l'informazione, come aggiungere dei bit che codifichino la posizione dell'errore. Quindi io ho una parola di, fatemi utilizzare i simboli corretti perché altrimenti rischio di dirvi cose che poi la volta prossima, ok, perfetto, R ed M, allora dove R sono quelli di controllo, benissimo, allora immaginate che io parta da una parola, o meglio, da un codice di M bit non ridondante e debba aggiungere R bit di controllo, ok? Devo sapere quanti sono questi R bit di controllo che devo aggiungere. Il ragionamento che devo fare è questo. Devo dire che 2 alla R, cioè il numero di configurazioni dei bit di controllo, deve essere maggiore o uguale al numero di possibili posizioni dell'errore, perché io ho bisogno che i bit di controllo mi dicano dov'è l'errore. E siccome l'errore può essere su tutta la parola, ci sono m più r possibili posizioni che devono essere codificate da questi bit di controllo qua. Ok? In realtà più 1. Perché più 1? Il più 1 a cosa serve? Allora, ci sono m più r possibili posizioni di errore. Io ho bisogno che i bit di controllo me le sappiano indicare tutte. Ho bisogno che mi sappiano dire anche cosa. La posizione è quella. Che cosa? Che non ci sono errori. Quindi io devo anche tutelarmi dal fatto che ogni tanto la parola sia corretta e i bit di controllo mi dicano tutto bene. Ok? Quindi questo mi dice teoricamente
qual è il minimo numero di bit di controllo che dovrò aggiungere per ottenere la capacità di correggere gli errori. Dopodiché troveremo un codice che usa esattamente quel numero di bit di controllo per conferire a un codice la capacità di correggere gli errori singoli. Okay? Quindi questo è il limite teorico, ma il limite teorico è raggiungibile. Okay? Quindi è questo che vedremo la prossima volta. No, allora ho modo di farvi vedere anche quanto valgono queste cose. Allora, facciamo un esempio. Immaginiamo che qua scrivo quanti sono i bit di informazione, qua scriviamo quanti sono i bit di controllo da aggiungere. Ok? Allora, partiamo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vediamo come mettere qui R perché soddisfi questa relazione. Ok? Allora, se M è uguale a 1, qua abbiamo 1 più R più 1 maggiore o uguale 2 alla R. Allora, vediamo cosa succede se R vale 0. Con 0 sappiamo bene che non funziona, perché con R uguale 0 noi avremmo 2 alla 0, che è 1, maggiore o uguale 2. Chiaramente non è vero. Con R uguale 1 avremmo 2, 2 alla 1 fa 2, maggiore o uguale 1 più 1 più 1, che è 3, non funziona. Con R uguale 2 avremo 2 alla 2 che è 4, maggiore o uguale 1 più 2 più 1 che è 4, e quindi funziona. Quindi il primo che funziona è questo. E questo ci dice che per tutelare un solo bit abbiamo bisogno di due bit di controllo. Questo ce lo aspettavamo, perché è la triplicazione praticamente. E sapevamo che un solo bit non basta per essere il bit di parità. Ma vediamo cosa succede con M uguale 2. Allora, eravamo arrivati a R uguale 2. 2 alla 2 fa 4, 2 più 2 più 1 fa 5, quindi non basta. 2 alla 3 fa 8, 2 più 3 più 1 fa 6, e quindi basta. Quindi per tutelare 2 bit ne servono 3 di controllo. Vediamo cosa succede con M uguale 3. 2 alla terza fa 8, 3 più 3 più 1 fa 7, quindi funziona. Quindi vedete che 3 bit di controllo bastano anche nel caso in cui siano 3 i bit di informazione. Vediamo cosa succede con 4. Secondo voi? Ne bastano 3 o no? Sì. Sì. Perché 2 alla terza fa 8, 4 più 3 più 1 fa 8 e quindi funziona ancora. Con 5 non funziona più, perché 8, qui avremmo 5 più 3 più 1 che fa 9 e quindi qua ne servono 4, qua ne serviranno ancora 4 e così via. Ok? Quindi questo ci dice quanti saranno i bit che aggiungeremo. Però vedremo come farlo in modo sistematico e il codice che costruiremo si chiamerà codice di Hamming. Okay. Bene, lo vediamo lunedì. Buongiorno. Sì.